Lupi che ormai arrivano alle porte della città e in particolar modo a Pettino. La denuncia è di un piccolo allevatore, Emilio Ciammetti, che si è ritrovato a denunciare anche alle autorità competenti danni ingenti subiti da 3 lupi, così ha raccontato, chiedendo alle istituzioni di porre rimedio a questa situazione. Non ce l'ho con i lupi, assolutamente, ma è giusto che anche noi allevatori veniamo tutelati. Sono un piccolo allevatore qua che sto a Campi da Pettino. C'è un po' di mucche, cavalli, pecore, un po' di animali di bassa corte. E sono un po' di anni a sta parte e ho subito sempre danni da lupi. Certificato sempre dai dottori delle ASL. Negli ultimi periodi, qua negli ultimi mesi ho subito dei danni abbastanza seri e feroci. Qua hanno ammazzato un vitello, è stato sventrato, però sono riuscito a recuperarlo. Un culero è sparito e oggi mi hanno ammazzato una pecora che portò via l'agnello là. In più, in precedenza mi hanno ammazzato i cani, mi hanno mangiato due o tre volpini che c'avevo a casa, sono spariti. Io non è che ce l'ho con i lupi, però giustamente qua il lupo che finché sta in montagna sono d'accordo, perché se succede qualche danno, mi succede qualche danno qua in montagna, giustamente qua io sono alla casa del lupo e sto zitto. Però dentro casa mia non voglio che succedano delle cose, qua c'ho i recinti, i lupi vengono dentro i recinti, vengono dentro le stalle, a fare strage. A me questa cosa non sta bene e le istituzioni lo sanno, sono stato avvertito più di una volta, sono messo anni che lo sanno e non prendono iniziativa. La cosa che mi ha colpito questa qua è che, insomma, che questi non sono lupi, che il lupo appennino fa 30-35 kg grosso modo, questi sono lupi, a parte che hanno un colore particolare, sono neri, sono lupi che faranno 40-50 kg,